necessario, finalmente il Parlamento vota una relazione che dà inizio alle riforme necessarie per risolvere il grave squilibrio che esiste tra gli operatori del settore doganale all'interno del mercato unico, squilibrio che ha portato un danno anche ai consumatori oltre che agli addetti al settore. Già più volte abbiamo ribadito che non si può avere un mercato unico, funzionante e corretto se esistono regole diverse in ogni frontiera, diversi orari di apertura, diversi sistemi di controllo, operatori economici autorizzati ufficialmente ed altri ufficiosamente. E diverse percentuali di imposizione IVA. E le differenze che dividono i grandi poi del Nord Europa e gli scali del Mediterraneo, con maggiori controlli e un'IVA più elevata, accentuano lo squilibrio. Non vi è libero mercato senza regole condivise ed uguali, e non vi è un mercato unico garante del benessere dei consumatori e imprese. Finché i vari paesi europei non uniformano il sistema doganale, auspichiamo il processo di armonizzazione sia rapido e recuperi il ritardo accumulato. Se vogliamo salvaguardare il benessere dei cittadini ed incentivare la crescita economica e produttiva strozzata dall'impennata della contraffazione, dobbiamo iniziare con la modernizzazione del codice doganale. Grazie.